Ecco, perché essere qua oggi? Allora, per noi è importante essere qui perché vogliamo ricordare che la nostra vicenda non è ancora conclusa e che abbiamo il desiderio di ricevere risposte chiare e motivate agli interrogativi che abbiamo posto nelle ultime settimane. Vi siete confrontati anche con il sindaco? Sì, abbiamo avuto modo di rivolgergli una domanda e per strappargli la promessa della sua presenza all'incontro del 9 maggio. Questa richiesta, l'incontro ci sarà, ma sia il sindaco che il vice sindaco hanno mostrato qualche perplessità e incertezza, quindi temiamo fortemente di una loro assenza. Che cosa chiedono però le mamme? Che l'asilo resti dov'è, perché se l'asilo è sicuro oggi è sicuro anche a settembre, quindi noi chiediamo che l'asilo resti dov'è. In attesa dei lavori vorrete rimanere? In attesa dei lavori vogliamo rimanere lì, se loro continuano a dire che l'asilo è sicuro ma non a norma è solo una questione di mettere a norma l'asilo, quindi ci possono lasciare all'asilo fino all'inizio lavori e poi nei mesi estivi, oggi come oggi con la bioedilizia si costruisce la scuola in tempi brevissimi, quindi non ci sarebbe neanche bisogno di spostarci temporaneamente. Quindi le mamme non mollano? Non mollano perché la nostra impressione è che si voglia centralizzare la scuola in un unico nucleo, nei nuclei comprensivi, e noi vogliamo rimanere a Matrignano.